cavoli, speravo che questo giorno non arrivasse mai. Però sarebbe bello se potesse rivivere anche l'ultima gara da protagonista. Beh, possiamo provarci, no? Cosa? Vale? Più o meno, diciamo la sua versione digitale. Beh, giusto, ma cosa vorresti fare? Facile, facciamo la gara di Valencia e proviamo a vincerla. Ottimo, ci sto. Perfetto, allora siamo pronti sulla griglia? Certo. Ok, allora via. C'è solo un piccolo problema. E quale? Oh! Non ho mai giocato a MotoGP. Certo che potevi dirlo anche prima. Scusami, è che eri talmente carico che mi dispiaceva spegnerti subito. Beh, mi sa che allora è il caso che prima impari a giocare, sai? Direi che sarebbe una buona idea, sì. Ok, nel mentre faremo un viaggio nel tempo. Viaggio nel tempo? Ma in che senso? Sei Doctor Strange in realtà. In questo modo. Oh, ma quella è la Honda NSR500. Piace? Certo che mi piace. Bene, allora andiamo. Sì, via. Ecco, ora testeremo le tue doti. Quali doti? Ok, la situazione potrebbe essere più grave del previsto. Per fortuna c'è il rewind. Vedi che sei un po' Doctor Strange. Il soprannome dei Doctor dovrà pur vuol dire qualcosa. Oh mamma, ho fatto una frittata. Ho notato, sai. Vabbè, adesso niente rewind. Mi metto su da sopra. Oh! O almeno così credevo. Dici che riusciamo a finire la gara prima di quella vera? Ma i miei dubbi. Forza, con calma, fai la curva e go. Ma che cavolo, scivola come il joypad quando mangio le patatine. Per forza, mi sbagli la frenata. Scusami, ma non si frena in curva per poi accelerare subito? No, direi di no, tutto al contrario. Ah, bene, come gli inglesi. Per la guida? No, per quando dicevano di vincere l'europeo. Ah, ok, ok, questa era carina. Lo so, lo so. Comunque, cerca di resistere fino al traguardo, che poi ti metto l'aiuto alla frenata. Dici che mi serve così tanto? Certo, come lo scarico modificato in una moto. Allora la situazione è grave. Ok, dai, un giro e siamo riusciti a completarlo. Eh sì, e neanche con così tanto svantaggio. Ma certo, ma cosa saranno mai solo 30 secondi? Sei sarcastico, vero? Dimmelo un po' te. Forza, prova questa curva. Guarda, sono rimasto in pista. Per forza, l'hai fatta alla stessa velocità della Pecar di mio nonno. Andava a 90 all'ora? Era leggermente modificato. Ah, ok, allora si capisce. Prova qui. Questa è buona, me la sento. Guarda che le linee ci sono per un motivo, sai? Ah sì? Non sono solo lì per bellezza? No, direi di no. Ah, ora si spiegano tutte le penalità che mi stavano per dare. Ok, ultimo giro. Finalmente. Finalmente, lo dico io, sto cadendo più della pioggia. Sì, forse sì, vedrai che dopo andrà meglio. Lo spero, abbiamo chiuso ultimi. No, penultimi. Uno si è ritirato. Ah, scusami. Bene, ora? Riviaggiamo nel tempo. E stavolta dove si va? Stavolta nel 2002, ancora quella Honda. La Repsol, la amavo. Prima che Marquez me la facesse odiare. Bene, pronti, via. Siamo già secondi. Già, ti ci ho messo io per aiutarti. Oh, ma che carino. Mamma mia, che partenza brutta. A momenti ci supera pure la safety car. E falla tu la prossima, visto che sei così bravo. Forza, forza, subito bene la prima curva. Certo, tranquillo, penso di aver capito. Oh no, no, no. Ho detto penso. Con calma, devi solo lasciare l'acceleratore e dare un po' di freno. Ok, ok, tipo così? Sì, dai, 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 bravo. Sono troppo forte. Buttati dentro. Certo voi. Forse un po' troppo. Ma sì, dai, era un tocchettino, non se ne è accorto nessuno. Mica c'è il VAR. Oh no, passano dall'altra parte. E io accelero qui. Occhio alla curva. Oh no. Oh. Da Kawasaki l'ho fatta diventare Kakascavi. Aspetta, qui potresti farcela. Dai, 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 dai. Che pelo. Sì, ci sono riuscito. Bene. Siamo primi a 3 secondi da quello dietro. Non ti può fermare nessuno. Tranne me stesso. Ma no, ma ci stanno superando tutti. Perché non hai usato il rewind? Ecco cosa dovevo fare. Forza, prova a prendere lì in corsa. Certo, arrivo al cannone. Attento alla ghiaia. Quale ghiaia? Qui c'è il parquet. Oh! Quella. Ultima curva prima del rettilineo. Ci provo. No, 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 ti prego. Vai. Mamma mia. Incredibile, ci siamo riusciti. Grazie, anche se Alex Barros non deve averla presa troppo bene. Non farlo. Ah sì che lo faccio. Aiuto, aiuto. Ci sono riuscito. Sì, mi hai fatto volare un altro. Sono cose che capitano, dai. Beh, per una volta ci può stare. Ehi. Tanto lui, l'ho visto. Non male questa su Capirossi. Visto che roba. Ultima curva. Ci provo, ci provo. Attenzione. Niente. Sei andato troppo largo. Già, però non male direi. No, infatti, però secondo me prima di andare è meglio che provi una Yamaha. Ma lei è uno del 2004. Esatto. Avevo anche il modellino, è bellissimo. Ti ho messo in pole, mi raccomando. Tranquillo, non ti preoccupare. Invece mi preoccupo, sì, ma intanto via! Mi sa che ho frenato troppo. Me ne sono accorto, tra un po' eri fermo. Vabbè, ma io non mollo. Bell'attacco, dai, tieni, tieni. Sì, sì, forza, risaliamo la china. Niente male, questa qui su una cano. Aspetta, non ho finito. Wow, Zibernau, Biazzi e pure Byrne. Non solo. È vero, anche Kenny Roberts Jr. e Melo. Sì, sono primo. Ma come hai fatto?
fatto? Facile, prima ho visto che qui rallentavano e io ne ho approfittato. Ah, ora ho capito, grazie al livello facile, ora capisco. Oh, vabbè, però rispetto a prima è un balzo enorme, non stavo neanche sulla moto. Wow, ultimo giro, è preso il largo, stai andando via come un'anguilla. Sì, assurdo, vero, stentavo a crederci anche io, ma prima ho tirato un calcio alla scrivania e il dolore era vero. Bene, direi che sei pronto alla sfida finale allora. Ma no, ma aspetta, fammi arrivare primo. No, è stato troppo facile, poi ho paura che rovineresti tutto come al solito, distraendoti e andando fuori pista. Effettivamente è un mio grande classico. Vedi, conosco i miei polli, sai. Vabbè, ma allora cosa facciamo? Torniamo al presente. Eccoci, incredibile. Valencia 2021. Chiunque vinca diventerà una gara storica. Vero, vero. Ma perché? È l'ultima gara del dottore col 46. Dai, sveglia. È dall'inizio che lo diciamo. Hai ragione. E che volevo rimuovere la cosa. Ma come fai a rimuoverla se deve ancora cadere? Sì, ma piango prima apposta per portarmi avanti. Ok, ci siamo. Ma siamo indietro ora. Certo, ho alzato la difficoltà, tolto l'aiuto alla frenata e ti ho messo pure in decima posizione. E allora bucami anche una gomma, già che ci sei. Oh, deve essere una gara epica. Beh, forse hai ragione. Forza, partiamo. Vai, vai, vai. Ok, devo stare attento subito alla prima curva. Oddio, occhio alla rettilineo però. Mamma mia, che colpo. Stava per decollare come una freccia tricolore. Ok, ora la curva. Ah, larga, così non va bene. E per forza, mi devo ancora abituare a sti freni. Ah, da primo e quinto in un attimo. Beh, un attimo anche a recuperare. Oh no, la vedo veramente male. Dai. No. Sono entrato troppo col cassamartello. Usa il rewind, presto. Sì, sì, subito. Questa volta te lo concedo, dai. Wow. Scusami. Occhio, mannazza. Piuttosto aspetta e li prendi dopo, no? Ottimo consiglio, Doc. Certo che anche loro non scherzano. Sembrano le sportellate che si dà la gente quando vede la mucchina in offerta. Dai, 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 dai. Forza. Sì, ottimo lavoro. Hai superato uno e poi anche l'altro. Esatto, adesso arriva il mio punto preferito. Vero, ma che strano. Rallentano lo stesso anche se ho alzato il livello. Vedi allora che non era solo quello? O più probabilmente l'ho alzato troppo poco. Sempre pronto a distruggere i sogni. Buona, siamo primi ed è finito il primo giro. Sì, guarda come stanno tutti dietro. Sì, ma zizzo, guarda avanti prima che ci schiantiamo. Oh, scusa, hai ragione. Perfetto, adesso mi raccomando, con calma e non fare errori, eh. Certo, certo, certo. Ma che cavolo è successo? Avevi 2 secondi di vantaggio? Tu hai detto di fare con calma. Sì, ma non è che ti dovevi fermare a prendere le margherite? No, ma che cavolo, quello mi ha spinto. Ma guarda un po' chi è. Marquez. Oh, no, fratello, calmo. No, devo andare assolutamente a prenderlo. Questa grint mi fa piacere, anche se mi fa un po' paura. Perfetto, sono passato in mezzo a questi e ora... Oh, ma come ti sei buttato dentro? Ah, visto? Sì, mi hai rischiato un casino pazzesco. Vabbè, l'importante è aver passato Marquez. Mamma mia, ma dove è uscita tutta questa potenza? È la voglia di vincere, bro. No, mi sa che è ancora la difficoltà, ma vai avanti così. Ultimo giro, sono primo, che emozione. No, cosa fai? Sei andato largo. Ups, scusa, forse un po' troppa emozione. Ok, però ce la puoi fare, non mollare. Sì, li ho superati. No, rientrano all'interno. No, non posso fargliela passare liscia. Vincerò in stile VR46. Cioè? Alle ultime curve. Oh, forse ce la fai, forse ce la fai. Ok, devo solo tenere l'ultima. Ottima, ottima, è rimasta dietro. Attenzione, rettilineo e... Rossi c'è, Rossi c'è, Rossi c'è. Tutti in piedi sul divano. Sì, ci siamo riusciti. Sì, non ci credo. Se penso a come ho iniziato. E vai, sì. Oddio, un po' volti dai football, ma chi se ne frega, abbiamo vinto. E ora arriva la parte più difficile. Cioè? La vita vera. Ah, già, è vero, hai ragione. Eh sì, alla fine quel momento è arrivato. Non scherzavo quando dicevo che speravo non arrivasse mai. Però, come tutte le più belle favole, anche questa doveva avere una fine. Forse non sarà una fine con il botto, come ci hai sempre abituato, ma sono sicuro che il botto lo farà il battito del cuore dei tuoi tifosi quando prenderai quell'ultima curva e attraverserai quel traguardo per l'ultima volta. Ci tornerà in mente tutto: le sfide all'ultimo respiro con i tuoi rivali, le risate nelle interviste e i momenti che non c'è bisogno di commentare. Non so quale strada prenderà il tuo futuro, ma di una cosa sono certo: qualsiasi cosa tu farai, noi saremo pronti a gridare come la prima volta. Qua, Rossi, Rossi c'è. Ce l'ha fatta. Rossi c'è. Rossi c'è. Grazie Vale per averci fatto sognare. Bella ragazzi, questa era l'ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP 2021. Ci tenevo tanto a questo video perché volevo assolutamente fare in qualche modo un omaggio come si deve, diciamo, al nostro dottore preferito. E prima di lasciarci direi di andare a un velocissimo angolo dei saluti. Saluto Ale Games, sei OP e tu sei molto bugiardo, ma ti ringrazio, ciao. Saluto MX11, ti stimo un sacco, sei un grande, ti
ringrazio, ciao. Saluto Michele 8.2. Mi saluti comunque, puoi portare il VR. VR purtroppo non ce l'ho, ma in futuro chi lo sa. Grazie, ciao. Saluto Ciro Ottaviano. Vano, per me sei sempre stato un grande e io ti ripeto, sei un grande. Io ti ringrazio ancora, ciao. Ciao Matteo Beppe, il 12 novembre è il mio compleanno. Per favore Vano, mi saluti. Oggi che giorno è? Tra l'altro comunque auguri. Saluto Vittorio LGF 2007. Se il migliore Vano supporterà i giochi di Attack on Titan, sarei veramente felice. Ci starebbe, perché no? Fatemi sapere se volete Attack on Titan qua nei commenti. Ciao a Dark Souls KO, Vano sei un grande. Faresti un video su Friday Night Funky, è gratis per PC e si può giocare anche senza scaricare. Lo proverò e vi farò sapere. Ciao. Saluto Matteo Rinero. Farai Kingdom Hearts? L'ho già fatto Kingdom Hearts, però tantissimo tempo fa, non so neanche se qualcuno ha visto il video, ha pochissime visualizzazioni. Andatelo a cercare, cercate Vano Kingdom Hearts, lo trovate subito. Però magari il prossimo, perché no? Saluto Pomar 2010, ti stimo tantissimo, anche se ha modificato, spero che non ci fosse scritto qualcos'altro, comunque ciao. Saluto Manuela Rezzonico, video bellissimo come sempre, ciao, grazie mille, ciao. Saluto Eliana Bruna, ciao a Stanti, puoi fare DLC 2 di Dragon Ball Z Kakarot, è vero, devo ancora farlo, avete ragione. Commentate tantissimo, andate a vedere il video con Trunks, così almeno aumentiamo i like e io so che volete assolutamente il video di Dragon Ball. Bella. Bene ragazzi, il video di oggi finisce ufficialmente qui. Vi avrei salutato almeno 46 volte, non sto scherzando, solo che sarebbe durato un po' troppo. Bene, un po' quasi con le lacrime agli occhi perché devo andare a vedere l'ultima gara di Vale. Vi saluto e noi ci vediamo in settimana con nuovi shorts e invece venerdì prossimo con un altro nuovo video. E bella! Ah, grazie Vale.